solo due uomini in doppia cifra in 45 minuti di gioco. Un overtime per conclamare le difficoltà di squadra, soprattutto difensive, palesate nella trasferta europea di Zielona Gora e rafforzate nel match di Brindisi. La Scandone cade al pala Pentasuia con il risultato di 92-88. Il 47% al tiro da tre non basta a limitare il 55% da due e il 61% ai liberi, in una gara condizionata dalla costante altalena emotiva e di gioco. Al break di Brindisi corrisponde il parziale di Avellino, che sciupa l'occasione di tenere a bada l'Eppi Casa sul finale di primo tempo subendo un 16-2 e non blinda il successo ormai alla portata dopo la tripla di Liunen. L'appoggio di Tepic spedisce tutto al supplementare. I liberi errati di Figlioi figurano come episodi negativi, ma la Scandone esce sconfitta dal pala Elio innanzitutto per una conduzione di gara da montagne russe, perdendo la sfida al rimbalzo, più 12 per Brindisi, e nella produzione di assist, più 8 per i padroni di casa. La LAN con 24 punti ha finalizzato l'operazione vittoria dei pugliesi al primo successo stagionale su una Sidigas che riporta il meno 26 e il meno 25 di plus minus per Ben Ortner e Bruno Fittipaldo. Diversi dati negativi su cui lavorare al rientro in Irpinia per un gruppo che resta sì a minima distanza dalle prime in Italia e in piena corsa per la qualificazione alla seconda fase in Champions, ma che dovrà analizzare bene diversi aspetti del gioco e che dovrà regalarsi maggiore energia e volontà in trasferta per confermarsi davvero tra le big del campionato.